Dal Vangelo secondo Luca. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». L'Evangelista Luca ci racconta oggi di una folla che resta stupita di fronte alla grandezza di Dio. Una folla che di fronte alle azioni compiute da Gesù, ai suoi gesti, nutre sentimenti di stupore. Lo stupore è un sentimento bello, soprattutto quando lo viviamo di fronte a Dio. E possiamo allora oggi sostare davanti al Signore e stupirci per le azioni che compie nella nostra vita, nutrire sentimenti di ammirazione per Lui e nutrire sentimenti di rendimento di grazia. E magari molto concretamente individuare un evento, un fatto, un qualcosa di concreto che nella nostra vita ha suscitato o suscita stupore, che nella nostra vita ci chiede di rendere grazie a Dio per le meraviglie che ha compiuto per ciascuno di noi.